Tifosi bolognesi, zona intanto 2-3 per l'Umana Reyer, molti di più i bolognesi, ma c'è anche una buona rappresentanza di tifosi oro granata. Intanto arriva il secondo canestro dal campo per la Sega Freddo a metà quarto per l'Umana Reyer, che ha un vantaggio ancora in doppia cifra su Bologna, che continua a spanierare da tre punti con Markovic, ma c'è il rimbalzo offensivo di Gamble che affronta Mitchell Watt. Attenzione, secondo fallo di Mitchell Watt ai suoi giocatori di parlare per evitare appunto di commettere simili infrazioni. L'accelerazione di Marlborough, lo scarico per Gamble che subisce il contatto con Gasper Widmar, e come detto l'Umana Reyer ha già spesso, non lascia presumere nulla sul secondo libero, perché spesso appunto chi ha difficoltà nei liberi fa due esecuzioni ben diverse. Infatti arriva il canestro del staccato ottimamente da Bruno Cerella, chiude il palleggio, scambia con Gamble, ancora Teodosic, il fischio arbitrale che, come abbiamo detto nel caso del fallo speso su Widmar, non è sicuramente un cliente temibile, che lo fa il fallo di Bruno Cerella che poi trattiene Gamble. Non è un po' per un possesso almeno per parte con, vediamo i tiri liberi di Gamble, e infatti segna il primo per proprio servito a Mitchell Watt, marcato da Gamble, il backdoor di De Nicolau che però non riesce a trovare il sottomano, così il pallone è dall'altro lato del campo per Bologna, che trova la schiacciata invece di Gamble per il meno 3 della con Bramos. Ma comunque regolarmente in campo il numero 9 della Segafredo Virtus, adesso a costruire il gioco, il pallone per Wims, sicuramente il più positivo della Virtus nel primo tempo, ancora servito Gamble e ancora lui a segno, è per ora lui il fattore che per controtransizione di Bologna. Sempre fermo il punteggio, 47-50, si era andati all'ultimo intervallo su questo 47-50 che ora si sblocca con Gamble dopo oltre due minuti di gioco. Bologna è a meno 1, 4-9.